Io sono Donato Sosta, curo la comunicazione della OP Terra Ordine del Consorzio del Cacciotto del SPCP, realtà produttive che sono parte di questa manifestazione. Quindi volevo subito dare la parola agli organizzatori, che è a portavoce dell'organizzazione di questa settima festa del Cacciotto di Capaccio Pestum. Silvio, grazie, io parlo a nome del presidente qui vicino a me e di tutta l'associazione che siamo già alle prese con l'organizzazione. Questa mattina già siamo in fase di montaggio a Roma nella piazza. Nulla, c'è poco da dire. Questa manifestazione stiamo cercando di portarla a dei livelli molto alti. Un'organizzazione che cerchiamo anno per anno di farla crescere in sintonia con il comune di Capaccio, in sintonia con la regione, la provincia e altri enti. Quest'anno abbiamo avuto un partner fondamentale che è Terra Orti, tramite loro abbiamo avuto un appoggio anche sia logistico che anche per il consumo di questo prodotto IGP, prodotto del nostro territorio. Io dico, non mi voglio dileguare, voglio soltanto ricordare le date di questa manifestazione, che saranno quella del 29 aprile, dove ci sarà l'apertura. Oltre all'apertura ci sarà un meeting, una conferenza sulla dieta mediterranea, interverranno medici nutrizionisti, persone di alto spicco che hanno comunque a che fare con il cacciotto. Poi la sagra proseguirà per il giorno 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio. Voglio ricordare che l'1 e il 3 maggio saremo aperti anche a pranzo. Questo. Grazie Silvio, hai accennato a questo convegno che ci sarà nella giornata inaugurale dal tema il cacciotto e la dieta mediterranea, e a questo proposito voglio portare i saluti di Gerardo Siano, il dottore Gerardo Siano, che è l'organizzatore di questo convegno, che non è potuto essere qui per ragioni di lavoro. Ci saranno chiaramente ospiti di rilievo, oltre al sindaco di Capaccio Pestum, a cui dopo passerò la parola. C'è un personaggio, il figlio di un personaggio noto nel mondo, soprattutto della pubblicità. Ricordate la pubblicità del Cinar, forse la nostra generazione ricorda Ernesto Calindri, un famoso attore teatrale che era in mezzo a una strada di Milano, in mezzo al traffico, che pubblicizzava questo contro il logorio della vita moderna. Ci sarà testimonianza di questa, siccome c'è la OP Terra Orti, che è anche produttrice dell'amaro di pesto, un amaro con estratto di cacciopo di pesto IGP, e quindi creeremo questo parallelismo con Gilberto Calindri, che è il figlio del famoso Ernesto Calindri, che appunto sarà presente in questo convegno di mercoledì. Vorrei passare ancora la parola al presidente del consorzio di tutela del cacciopo di pesto IGP e della OP Terra Orti, Alfonso Esposito, così spiega le ragioni di questa partnership con questa settima festa del cacciopo. Grazie Donato, e anche a tutti. Diciamo che le ragioni di una partecipazione a questi eventi sono molto più semplici del tipo di chiamiamo. È un ritorno d'origine per me, perché mi si torna a Cronda, dove abbiamo partito tanti anni fa con una vecchia cooperativa che chiamava così Margherita negli anni 80. E allora la zona era ricca di cacciopo, allora c'erano tanti frutti. Oggi un po' che il tempo è cambiato, siamo poi in difficoltà, specialmente sotto l'edito. E speriamo che con questa rinascita del cacciopo ci sia veramente una nuova rinascita della zona, una nuova rinascita della cultura, si torni di nuovo alla terra. Partecipo con molta gioia e con molta felicità a queste iniziative che ogni anno sono assistito da spettatori, da consumatori. Quest'anno abbiamo solo diverso, un po' più importante, speriamo che anche grazie al nostro contributo possa comunque crescere e migliorare ancora di più questa bella iniziativa. Grazie. Grazie Presidente, non mi resta che passare la parola per le conclusioni al sindaco Italo Bosco. Io devo ringraziare in
primis l'associazione, il tempo che era, perché loro ancora una volta quest'anno con grandi, grandissimi sacrifici, non soltanto di tempo, perché loro dedicano tempo, anche il loro tempo per l'organizzazione, ma immagino anche dal punto di vista economico, per loro questa festa è un impegno, sarà un impegno anche dal punto di vista economico. Noi come amministrazione comunale possiamo e vogliamo supportarli, però possiamo andare purtroppo, dati i tempi di grandissima crisi e soprattutto di drammatico taglio delle risorse dallo Stato ai comuni, possiamo sopportarlo fino a un certo punto. Immaginatevi che 1 milione di euro circa che da Roma arrivano a un comune come Capaccio, già ulteriormente da ulteriori tagli, l'altro giorno è arrivato un altro taglio di 240.000 euro, quindi oltre il 25%. Immaginatevi un po', con un bilancio di previsione già fatto, andare a fare ulteriori tagli di 240.000 euro su 1 milione, insomma, siamo in questi giorni tutti noi amministratori con il mal di testa, perché la cosa più ovvia che si può fare, come è stata fatta negli anni un po' in tutta Italia, è quella di aumentare le tasse, visto che il governo dice va bene, io ti ho ridotto il trasferimento, però ti do per legge, ti ho dato la possibilità, la facoltà di mettere delle tasse di scopo, di aumentare per esempio la tassa dall'1 fino al 3,5 per mille e addirittura si parlava fino al 6 per mille l'anno prossimo. Però noi sindaci, che siamo quelle persone che siamo più vicine ai cittadini, perché forse e senza forse gli unici eletti direttamente dal popolo, questo a costo, come dite, di andarcene a casa, ma aumentare ulteriormente queste tasse non lo faremo mai. Detto questo, ringrazio il presidente di Terra Orti, Alfonso Esposito, perché lui è sempre presente per qualsiasi iniziativa che riguarda il nostro territorio. Significa che al di là dell'amore che ha per la nostra terra, ha una considerazione particolare. Significa che questa considerazione di persone, di imprenditori di grande successo come lei, che rappresenta tutta l'associazione, ci fa da stimolo per dire che abbiamo delle potenzialità enormi. Abbiamo delle potenzialità enormi nel nostro territorio, soprattutto nel campo agroalimentare, nello specifico, perché noi stiamo parlando di carciofi. È inutile che io vi dica l'importanza che ha questa coltivazione per tutto il territorio. Con orgoglio, ma solo con orgoglio e senza merito da parte nostra, questa mattina ci tengo a dire che noi il 14 di luglio presenteremo all'Hotel Savoy un convegno, e mi raccomando siete tutti invitati perché è un convegno di una importanza, oserei dire vitale, del nostro territorio, dove si presenterà ufficialmente, anche qui, oltre al fatto che già è stato presentato alla Camera di Commercio, uno studio interdisciplinare, diciamo sponsorizzato e pagato dalla Camera di Commercio di Salerno, insieme all'Osservatorio Meridionale, Appennino Meridionale, e insieme all'Università degli Studi di Salerno, per quanto riguarda la salubrità del nostro territorio e di conseguenza certificazione dei prodotti agroalimentari. Nello specifico, questo studio che è stato già pubblicato con un volume e con tutti i documenti ufficiali permette di dire che proprio la zona di Groppa e la zona di Spinazzo, che sono le due zone di maggior concentrazione di produzione agroalimentare per prodotti e animali e umani, hanno dato dei risultati eccellente. Anche la Camera di Commercio, che ha preso come modello il Comune di Capaccio, voleva dare un segnale della, non voglio dire sufficienza, ma della normalità dei nostri territori rispetto a tutta questa diciamo politica negativa in Italia che si può far passare come campagna, soprattutto
su questa la problematica, mi riferisco alla terra dei fuochi. E intanto con sommo meraviglio proprio dei ricercatori, che qua stiamo parlando di ricercatori perché ci sono stati uno studio interdisciplinare a cui hanno preso parte geografi, giuristi, chimici, quindi molte professionalità, con somma diciamo meraviglia, dalla normalità si è passati ai risultati di eccellenza, di straordinaria salubrità del nostro territorio. Hanno fatto 6.250 prelievi di terreni e acqua che irrigano. Stiamo parlando di professionisti di università e non penso che loro abbiano come dire, pubblicato dei risultati, tra virgolette, addolciti. Quindi stiamo veramente parlando di uno studio epocale in questo momento per il nostro territorio. E assolutamente io dico che stiamo con tutte le nostre forze cercando di organizzare un evento il 14 maggio a Savoia, che è come se fosse un evento, come deve essere un evento, diciamo, quasi clou dell'anno, perché è di un'importanza vitale. Infatti abbiamo chiesto la partecipazione a fare da moderatore a Giuliano San Giuliano, che è il vice direttore di TC1, il quale il vice direttore del TC1 alla Camera di Commercio è stato presente, ci ha assicurato la presenza anche il 14. Quindi Carciofi, ecco, ritorniamo, assolutamente è un prodotto di eccellenza, ma soprattutto questo carciofo si produce nel terreno di Grumano, nel terreno del comune di Capacciopesco, che è un terreno sano. E poi ecco che cos'è il significato della festa, almeno come la intendo io, è quello di lanciare un messaggio, quello del chilometro zero, cioè nel senso venite a Grumano, dove noi produciamo, a provare, assaggiare il nostro prodotto, perché molte volte, e mai come in questo momento, la manipolazione del prodotto, che deve essere lavato, imbustato, lavorato, fa sì che si perde proprio l'essenza, è quella della freschezza del prodotto. Invece il chilometro zero significa che dal produttore va al consumatore, noi risparmiamo come risparmiamo il trasporto su gomma, e il trasporto su gomma, se il chilometro zero che deve essere assolutamente incentivato, significa riduzione del 30% del costo del prodotto e la riduzione drastica di anidride carbonica, CO2, perché tutti questi camion su gomma che girano in Italia scientificamente, tecnicamente sono stati è stato calcolato che si riduce anche l'inquinamento ambientale. Quindi chilometro zero dal produttore al consumatore senza intermediari. E poi lasciatemelo dire, l'ultima considerazione che faccio è un fatto culturale significa che il consumatore viene stimolato ad andare a conoscere e a vivere insieme all'agricoltore, c'ha il contatto con gli animali, con il terreno che produce, quindi che produce quel prodotto. Quindi culturalmente il consumatore, noi consumatori ci avviciniamo alla terra, ci avviciniamo agli agricoltori, ci avviciniamo agli animali, quindi mi immagino le bufale, perché noi consumatori dobbiamo vivere, una volta per tutte dobbiamo vivere proprio la vita della terra. Cosa che fino ad ora negli anni è andata perduta. Quindi io ringrazio ancora gli organizzatori, tenete duro anche dal punto di vista della economica, perché se le cose miglioreranno negli anni per tutti, miglioreranno anche per voi, dove un'amministrazione comunale può dare di più di quello che potrebbe. La festa del carciofo, quindi per Capacciopesco, ma soprattutto per la borgata di Roma, deve restare. Deve essere il fiore all'occhiello, l'appuntamento annuale, e non è
non sarà, non è soltanto una festa, un momento tra virgolette liturgico, ma ha un significato e lo ha questo significato che va oltre la solita festa o sacra di Paese. Io ne sono convinto, no? E ne siamo convinti tutti quanti, tant'è vero che già questi convegni all'Atene, che si parla dal punto di vista scientifico della Chiesa Mediterranea, lo testimoniano. Grazie ancora, che l'appuntamento è dal 29 fino al 3 di maggio a Roma. Siamo giunti alla 7ª edizione di questa importante manifestazione enogastronomica, la Festa del Carciofo. Quali sono le novità di quest'anno? Le novità di quest'anno ce n'è una che è, diciamo, è molto di spicco, il fatto di un meeting sulla dieta mediterranea. Noi infatti apriremo la manifestazione giorno 29 alle ore 17 con una conferenza sulla dieta mediterranea e il carciofo come prodotto principe della dieta mediterranea. Raccontaci un po' quelli che saranno gli eventi quindi che organizzerete nell'ambito delle giornate, quando partirà, quando si concluderà questa manifestazione, la location. Allora, noi partiamo il mercoledì 29, partiamo con alle 17.30 con questo meeting sulla dieta mediterranea, poi alle 19.30 ci sarà l'apertura, l'inaugurazione di questa manifestazione che poi si protrarrà per vari giorni, si terrà i giorni 29 e 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio. L'1 e il 3 maggio, essendo giorni festivi, siamo aperti anche a pranzo. Per quanto riguarda poi l'evolversi di questa manifestazione, è una manifestazione che, come lo scorso anno, si terrà nel borgo di Gromola, diciamo nel cuore pulsante della produzione del carciofo, il nostro rinomato IGP di Pestum. Per questo aspettiamo tante persone per far proprio promuovere e per far vedere questo prodotto. Tre buoni motivi per partecipare a questa manifestazione. Allora, i buoni motivi sono sicuramente il primo ad assaggiare il nostro carciofo, il nostro rinomato tondo di pesto, l'IGP, un carciofo, un prodotto salutare soprattutto, è un prodotto che voglio dire del nostro territorio, è da assaggiare sicuramente. Il secondo buon motivo è per passare una bella giornata in compagnia di tanti amici, di tante persone che saranno sul posto, di ascoltare buona musica, perché durante le serate ci sarà musica popolare, una bella edizione, molto viva, molto diciamo allegra. E il terzo motivo, perché magari questa festa è sintomo di aggregazione tra tante persone, potremo incontrare tante persone che magari non vediamo da qualche tempo, giusto per stare là. Volevo soltanto ricordare un'altra cosa, che durante la manifestazione ci sarà Radio Pestum che trasmetterà in diretta, perciò anche chi sta a casa vuole seguire la nostra manifestazione lo può fare sulle frequenze di Radio Pestum. Poi per quanto riguarda la piazza, sarà coperta da wifi gratuita grazie anche a Convergenza SPA. Nasce questa associazione Il Tempio di Argiva, che è quella organizzatrice dell'evento dedicato al carciofo. Come nasce questa associazione e quali sono gli obiettivi che accomunano tutti quanti i componenti? Sì, allora questa associazione nasce da una passione comune, che è quella dell'amore per la propria terra. In realtà siamo 11 ragazzi che vogliamo organizzare e vogliamo promuovere questo prodotto che è parte integrante del nostro territorio. Quindi parliamo di territorialità, parliamo di un territorio bellissimo, pieno di risorse che vogliono essere valorizzate. Il carciofo di Pestum, voglio dire, rappresenta appieno questa terra e noi con il nostro spirito di aggregazione, con la nostra allegria, cerchiamo di fare qualcosa di bello per il paese, per la comunità, per Pestum, per Gromola e quindi di promuovere un prodotto che sicuramente attraverso questa manifestazione può trovare un più ampio sbocco anche sui canali di vendita commerciali nazionali e internazionali. Quindi vuole essere questa manifestazione anche un momento di sviluppo per il territorio, anche dal punto di vista di rilancio economico? Sì, non a caso, voglio dire, questo prodotto, quando si parla di carciofo, IGP di Pestum, diciamo, si pone un po' l'attenzione e l'accento su questo prodotto perché tutte le istituzioni, la provincia, la regione, il comune,
diciamo si mettono a disposizione per quanto riguarda la valorizzazione e la promozione di questo prodotto, perché, ripeto, è l'elemento principe della dieta mediterranea, e infatti noi avremo un convegno proprio prima dell'apertura. E in più è un prodotto che può rilanciare di nuovo l'economia del carciofo qua nella piana di Pestum, che negli ultimi anni era andata via via scemando. Anche quest'anno, Sindaco, si rinnova l'appuntamento con questa importante manifestazione enogastronomica qui a Capaccio Pestum. Beh, sono contento e nello stesso tempo devo ringraziare il Comitato, perché tiene in essere, tiene viva, anzi ogni anno rilancia questa festa del carciofo con iniziative sempre più importanti. Il carciofo è uno dei prodotti di eccellenza del comune di Capaccio Pestum, e non solo di Capaccio Pestum, ma di tutto il territorio. Di conseguenza noi è fondamentale questa data. Devo dire che in questo momento l'assessore Sica sta a Salerno in provincia, dove noi siamo stati destinatari di un finanziamento per quanto riguarda l'Expo agroalimentare coniugato con dei beni culturali, di un finanziamento di 200.000 euro, e proprio la motivazione forte carciofo di Pestum e mozzarella. Quindi il carciofo la fa da padrone, la fa da traino, e noi vogliamo insieme a queste iniziative che le opportunità di crescita del nostro territorio, di attrazione, di attrattiva, siano sempre maggiori. E come saranno impiegati, Sindaco, questi 200.000 euro? Non voglio fare polemica, questi erano i famosi 200.000 euro che noi abbiamo detto di sì, che eravamo pronti, che c'era questa vetrina espositiva dei prodotti enogastronomici legati all'Expo che si doveva tenere sotto le sfere. Purtroppo non abbiamo più la location, stiamo cercando di non perdere ulteriori finanziamenti come quelli che già abbiamo perso, è storia nota, non ultime quelle del Parco Nazionale del Cilento, dove l'esposizione di quei 160.000 euro la faranno a Vallo della Lucania nel Palazzo Lamberti, mi ha detto il direttore De Vita, che io ringrazio perché era molto rammaricato e dispiaciuto di non averlo potuto fare più a Pestum nelle sfere. Questo era un ulteriore finanziamento che dovevamo estrinsecare lì. Noi abbiamo detto, abbiamo portato una proposta questa mattina sperando di non perdere questo ulteriore treno, dicendo che noi siamo pronti a fare un pacchetto senza la vetrina, perché non abbiamo di fatto la location, perché il progetto era prodotti enogastronomici coniugati con le eccellenze dal punto di vista culturale. Quindi perciò Pestum e perciò mozzarella e perciò una vetrina espositiva dei prodotti nell'area archeologica. Noi offriremo, e l'assessore Sica questa mattina è andato a fare la proposta, il pacchetto dove verranno qui questi tour operator da Milano. Viaggio e quindi si vive nelle aziende casearie, degustazione nelle aziende casearie, visita guidata nella zona archeologica e nel museo, e poi qualche giorno di pernottamento. La vetrina purtroppo non gliela possiamo offrire, magari si farà in un altro comune limitrofo. Spero che con questo progetto, tra virgolette, un poco meno completo, di riuscire a mantenere il finanziamento. Parlare di carciofo, non possiamo non parlare di quello che è il progetto legato al nuovo polo agroalimentare che sorgerà qui a Capaccio. Allora, il nuovo polo agroalimentare, grazie soprattutto a Vittorio Mero e a tutto il Consiglio di Amministrazione del Mercato, che loro sono stati dei mastini su in regione per ottenere questo primo finanziamento, che è un primo lotto. Il sindaco si è messo a disposizione, è andato a firmare il decreto, si è presa la responsabilità di fare la gara, perché il comune praticamente capofila, il RUP e Sabelli, come in questi giorni, in queste ore Sabelli sta facendo la gara di 6 milioni e 400 mila euro. Questo è soltanto il primo lotto, si realizzeranno subito, e di fatto abbiamo già il finanziamento, tutte le infrastrutture del polo agroalimentare, quindi strade, acqua, luce, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che il polo nella sua interezza ci vogliono intorno a altri 20 milioni di euro, dove poi nascono tutti questi stand fissi, questa sala espositiva, i frigoriferi, i capannoni dove si lavora la quarta gamma.
Però, come dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. 6 milioni e 4, iniziamo a fare il primo lotto, le infrastrutture. Sono convinto che in un modo e nell'altro il secondo step, quello dei 20 milioni di euro, porterà nella regione Campania il secondo polo, diciamo, secondo polo non come importanza, perché due poli la regione Campania nel progetto, nel programma, ha reso disponibile come finanziati, a Caserta Nord e a Capaccio. Quindi siamo convinti che grazie soprattutto a questi imprenditori agricoli questa sarà un'opportunità enorme di crescita anche occupazionale. Tra i partnership di questa bella manifestazione enogastronomica che si terrà qui a Capaccio c'è anche Terra Orti. Sì, quest'anno c'è anche Terra Orti qui in questa manifestazione, sperando di dare il nostro contributo, il nostro apporto nel migliore dei modi. La nostra è una società cooperativa formata da tanti soci, molti proprio della Piana del Sele, produttori soprattutto di carciofi. E il carciofo è proprio uno dei prodotti principi della Piana del Sele e in particolare qui di Capaccio. Per far capire l'importanza di questo prodotto, diciamo un po' quelle che sono anche le caratteristiche di questo alimento. Diciamo che il carciofo, come dicevi, è il prodotto principe qui della zona. E la sua produzione che era avuto gli abici negli anni 70-80 si era un poco scemati negli ultimi periodi. Difatti qui c'è un carciofo autoctono proprio della zona e da pochi anni abbiamo fatto questo consorzio di tutela del carciofo di Pestum che ha avuto il riconoscimento come IGP e che viene tutelato attraverso questo consorzio. È da qualche anno che abbiamo ripreso di nuovo questo incentivare questa produzione che è diventata purtroppo economicamente non più redditizia come una volta, però stiamo cercando di dargli ai vecchi fasti. La produzione del carciofo qui in zona ha come poi fruitori anche il nord e l'estero? Sì, soprattutto l'estero, anche se da qualche anno subiamo un po' con la concorrenza non solo dei paesi di altre regioni dell'Italia, ma anche di paesi che sono del Mediterraneo, come Egitto e altri. E in termini di produzione diamo qualche numero? Adesso la produzione del carciofo di Pestum sta di nuovo aumentando, siamo passati dai 20-30 ettari di qualche anno fa certificati, adesso siamo quasi a 200 ettari di produzione certificata IGP carciofo di Pestum. Dopo tanti anni, lei sa, è stato approvato questo progetto per quanto riguarda la costruzione del polo agroalimentare. Secondo lei questa è una struttura importante per questo territorio e perché? Il territorio avrebbe bisogno, forse ne aveva bisogno già qualche anno fa, ma non è mai troppo tardi, dice un vecchio detto. Speriamo che veramente possiamo usufruire, vedere questa struttura e che possa essere ancora attive per la zona.